Passiamo allora adesso a questo terzo panel in cui sentiamo ancora una volta la voce delle aziende. E per questo terzo panel iniziamo da una suggestione del panel precedente, cioè abbiamo capito i volumi e i fondali. Adesso però dobbiamo capire che cosa possiamo fare sott'acqua. E proprio per questo questo terzo panel porta al titolo del come gestire sciami di droni subacquei, standardizzazione per tipologia e sensoristica, sistemi di guida e navigazione distribuite, elaborazione intelligente del segnale. Partecipano a questo panel, e chiederei di raggiungermi sul palco, Luca Biasci, responsabile ingegneria elettronica e software DRAS, Michele Cocco, CEO di Edge Lab, Federico Mazzitelli, ingegnere in sistemi robotici e di controllo presso Itronic, Alberto Sartor, autorità tecnica per il settore elettronico e di automazione DRAS, ed Andrea Scuppa, capo della divisione Defense di Intex. Allora, Luca, io ti ho fatto sedere, ma ti faccio anche subito alzare. Perché ti chiedo subito, quali sono i problemi di avere questi sciami di droni subacquei e come coordinarli? Cosa ci puoi dire? Salve a tutti. Allora, grazie intanto Diletta per la domanda. Come diceva, io in DRAS mi occupo dei programmi per i veicoli bagnati e i veicoli autonomi. E alcuni di voi mi conoscono anche come subacqueo, quindi diciamo che con le problematiche sottomarine, diciamo, c'entro anche a contatto personalmente. Quindi quello che vi voglio raccontare oggi per rispondere appunto alla domanda di Diletta è la tecnologia che andiamo a esplorare per i sistemi autonomi e come mai ci focalizziamo su questa tecnologia, qual è il settore specifico della tecnologia che ci permette di far collaborare e interagire i sistemi autonomi fra di loro, qual è la traiettoria tecnologica che DRAS segue per l'ottimizzazione del vettore mothership in una formazione di sciame, la modalità, la standardizzazione dei payload e quali sono poi le tecnologie coadiuvanti che grazie anche all'aiuto degli altri partner presenteremo. Quindi sistemi autonomi dedichiamo un'intera tecnologia a questi sistemi perché come abbiamo potuto vedere anche nella presentazione della mattina del requisito operativo espresso da Palombella, dalla presentazione di Marco e Sergio, è quella che ci serve per rispondere al requisito. Riprendo volutamente una slide mostrata da Palombella perché, quello in quanto visto anche con l'ammiraglio adesso, perché abbiamo migliaia di chilometri quadrati da monitorare, migliaia di cavi e condotti da proteggere e sorvegliare e anche per una delle più evolute marine che può avere a disposizione un numero, mettiamo anche ingente, di piattaforme, la restrizione cade anche sul personale, il personale che viene esposto anche a dei rischi. Quindi sistemi autonomi che ci permettono di andare al di sotto della superficie, cooperare fra di loro, ma di gestire anche il rapporto con l'esterno. Quindi questi sistemi sono come tanti tasselli che possiamo andare a utilizzare e approfondendo il settore tecnologico della collaborazione e dell'interazione, dobbiamo fare in modo che possano operare, di comune accordo per ottenere la copertura delle grandi aree che abbiamo prima analizzato. Poter svolgere missioni anche eterogenee, configurando i diversi veicoli con sensoristica che possa completare missioni di diverso tipo, allargare le aree di deterrenza, perché comunque grandi droni possono anche essere equipaggiati con degli effettori. E poi, come ha introdotto nel panel della mattina il dottor Saba di Alesia, bastire una rete di comunicazione che permetta di fare relè fra queste unità disseminate all'interno del volume subacqueo per riportare velocemente i dati alle stazioni di terra, alle unità di comando. Che cosa ha fatto DRAS su queste tecnologie fino ad oggi? Ci siamo concentrati all'ottimizzazione di quello che secondo noi è il vettore subacqueo adatto per fare da mothership a questi sciami di droni.
Ci sono diversi progetti attuali, anche di LUV molto grandi, cosiddetti extra large, diverse marine del mondo si stanno occupando di questi progetti, progetti che comunque sono molto complessi, sono veicoli molto grandi a propulsione ibrida, progetti che spesso portano a avere risultati con mezzi oltre 30 metri, centinaia di tonnellate di peso, con difficoltà che si traducono anche in lunghi tempi di sviluppo, problematiche di extra budget. Dall'altro lato cosa abbiamo di esistente? Abbiamo i veicoli ad alta profondità. Questi veicoli hanno delle ottime performance che però li portano ad essere specializzati un po' per le loro dimensioni e per la loro forma. Quindi diciamo che anche nel dispiegare quelle che possono essere le unità di sciami di droni possono avere difficoltà in termini proprio di deployment. Inoltre poi la logistica è molto prossima a quello che invece ha portato Drassi a concentrarsi, ovvero Large Underwater Unmanned Vehicles. Si parla di veicoli che spaziano dagli 8 agli 11 metri di lunghezza, dalle 8 alle 11 tonnellate di peso. Questi permettono di avere una logistica che possa al tempo stesso essere semplice per la deployability del trasporto, quindi con soluzioni containerizzate, ma al tempo stesso avere grande endurance per poter compiere e perlustrare grandi aree e la possibilità di integrare al loro interno sistemi di deployability per droni più piccoli che possono essere già parte dello sciame. Quindi, cosa diventa importante andando ad analizzare la parte dei veicoli autonomi? E dopo, grazie all'intervento di Michele, di Agilab, andremo nello specifico, però vi voglio dare intanto una prima idea, cioè standardizzare sia le componentistiche che il design e dare modularità alle piattaforme. Vi faccio un esempio, l'esempio della nostra traiettoria tecnologica, quella da cui il nostro LUV prende vita, ok? Quindi noi siamo partiti dal nostro design, esperienza consolidata nei veicoli manned, quindi condotti da personale, già veicoli subacquei, e abbiamo preso le parti principali del design, l'abbiamo sviluppato e adattato a quelli che sono poi i mezzi autonomi. Ovviamente le persone non ci sono più, andiamo a utilizzare quello spazio per accrescere l'endurance, accrescere la possibilità di andare a montare sensoristica specializzata e dare spazio con diverse payload bay per il rilascio di veicoli di differente fattezza, come per esempio un mini AUV, oppure anche per dotare il mezzo di effettori a protezione dello sciame e di cosa andiamo a pattugliare. Quindi diventa importante poter riconfigurare con un design modulare quello che è il mezzo, per esempio andando a estendere con dei moduli di endurance aggiuntiva dove richiesto, oppure caratterizzare quelli che sono i payload. Payload bay che deve avere un'interfaccia standard per ospitare tecnologie sviluppate anche da gli altri partner che si affacciano a questo panorama. Quali sono poi le tecnologie coadiuvanti che servono sia per far collaborare e interoperare i mezzi subacquei, ma anche per fare in modo che diventino effettivi nel raccogliere informazioni, nel farle proprie per poi ritrasmetterle a chi ne necessita? La prima di tutti è quella dei sistemi di guida e navigazione, la vedremo più avanti con il collega di Etronic. Perché comunque far operare in un ambiente challenging come quello subacqueo dei mezzi necessita di algoritmi specializzati che usino le comunicazioni che abbiamo a disposizione, che tutti voi sapete che sott'acqua hanno diverse problematiche, quindi portano performance diverse da quelle a cui siamo abituati al di fuori, e quindi farle lavorare insieme per arrivare al target. Sistemi di visione, noi abbiamo un altro partner, parte di questo panel, che sono i colleghi di Starlight, che ci hanno portato a ottimizzare quelli che sono i sistemi di visione. Vedremo più tardi quali sono le tecnologie che entrano in questo aspetto. E infine, ma non di meno importanza, la parte di processing del segnale sonar, perché comunque sott'acqua, per capire che cosa abbiamo intorno e per capire se è necessario andare a perlustrare o magari anche fare deterrenza verso un target, è importante averlo sentito. Quindi quello che stiamo inserendo insieme anche ai colleghi di Intex è la parte di intelligenza artificiale che porti a un livello successivo rispetto all'attuale le performance del processing. Quindi credo di aver fatto un'introduzione abbastanza completa della tecnologia, lascio la parola di nuovo a Diletta. Io da bravo subacqueo torno sott'acqua, mi metto in ascolto degli altri, vi guardo. Grazie mille Luca per il tuo intervento.
Allora, Luca ha anticipato un aspetto molto importante, che è quello di mettere ordine sott'acqua. Quindi, quanto è importante standardizzare in questo caso? E giro questa domanda proprio al CEO di Edge Lab, Michele Cocco, al quale cedo la parola. Grazie. Grazie Diletta della introduzione e volevo ringraziare innanzitutto Luca e Sergio per averci invitato a questo evento che insomma sta dando un chiaro panorama di quello che è la situazione attuale nel mondo, nel dominio underwater. Vabbè, grazie fino a un certo punto, perché diciamo mi avete rifilato una rogna che è quella della standardizzazione nel campo delle tecnologie AMN, che non è da poco. Quindi, detto questo, l'idea di partenza è stata, va bene, come ne vengo fuori da questa rogna? Vabbè, comincio a parlare dell'azienda, tanto lì non sbaglio mai, comunque presento la società. Noi siamo Edge Lab SRL, siamo alla Spezia, SRL ancora per poco, diventeremo SPA presto, e ci occupiamo di veicoli autonomi sottomarini. L'azienda è nata nel 2010, siamo sempre stati operativi nel campo dei veicoli autonomi e delle tecnologie del mare. L'unità operativa è alla Spezia, quindi siamo poco lontani, diciamo, dal CSSN. Abbiamo utilizzato tante volte le strutture del CSSN per attività di test in maniera estremamente proficua. Abbiamo un team multidisciplinare, quindi ovviamente chi si occupa di veicoli autonomi sottomarini tipicamente sono un sistema, quindi dobbiamo occuparci necessariamente di hardware, software, meccanica, test. Operazioni mare, che sono un'altra parte bella rognosa, che insomma vabbè, voi, per voi della Marina magari sono normali, ma per un'azienda non lo sono sempre, per quanto riguarda le complicazioni logistiche e tutto il resto che vi potete immaginare. È una serie di competenze tecniche che sono spinte, diciamo, dall'accelerazione che c'è stata in questi anni delle varie tecnologie, quindi edge computing, capacità di sviluppare e di processare a bordo i dati provenienti in tempo reale dai sensori, navigazione guidata dalle informazioni che vengono acquisite dai dati acquisiti in tempo reale dai sensori, classificazione, database, intelligenza artificiale, acustica subacquea, se stai sott'acqua devi parlare, devi comunicare, l'unico modo per comunicare è l'acustica, quindi bene o male qualcosa di acustica bisognerà capirne, insomma, in questo scenario. Navigazione, guida e controllo, è lì, va bene, Federico. Gli amici di Itronic spiegheranno tutto molto meglio. Sott'acqua la navigazione oltretutto ha il problema della georeferenziazione, questo introduce tutta una serie di altre complicazioni, ancora più complicazioni se si passa a livello di sciame, quindi è un ambiente difficile ed è il motivo per il quale del mare, come diceva prima l'ammiraglio, conosciamo veramente molto poco. Le dimensioni contano. Vabbè, nel campo dei veicoli sotto subacquea le dimensioni contano e come, perché il tipo di piattaforma che stiamo utilizzando influenza le prestazioni, influenza le capacità operative, influenza la logistica necessaria. Questo è il veicolo sottomarino più grosso che abbiamo costruito, AMOG, UDIP nella versione italiana, operativo fino a 1000 metri di profondità, l'abbiamo testato, sviluppato nel 2018-2020, stato in partnership con gli amici di Itronic qui presenti che hanno seguito la parte di navigazione e controllo, abbiamo eseguito tutti i test operativi della piattaforma che adesso sta funzionando e stiamo sviluppando i livelli di TRL superiori. Perché contano le dimensioni? Perché banalmente la profondità di esercizio, le capacità di payload che possono essere installate a bordo dipendono dalle dimensioni. Questo è un primo livello di standardizzazione, cioè standardizzazione ne esistono tanti livelli. Il primo livello è quello, diciamo, intraveicolo, quindi un veicolo è un sistema alla fine di per sé. Poi quando viene messo in uno sciame diventa un sistema di sistemi, si integra con tutta una serie di altre cose. Un sistema che prevede l'integrazione di diversi moduli. E questi moduli comportano la capacità di eseguire dei profili di missioni che sono diverse. Quanto diverse dipende dalla capacità della UV. Stiamo parlando di acque basse, quindi tipicamente le divisioni tipiche sono queste qui. Shallow water, veicoli medi e large UV. Quindi ognuno è differenziato, quando si parla di veicoli piccoli stiamo parlando tipicamente di veicoli man portable, che possono essere gestiti a mano da qualcuno che li piglia,
li butta a mare sostanzialmente e li recupera più o meno nello stesso modo. Sensori entry level o comunque di bassa capacità, perché per ospitare sonar performanti, sistemi di navigazione inerziale, magari giroscopio a fibra ottica, tutta una serie long endurance, quindi batterie grosse, ci vogliono veicoli grandi e soprattutto diciamo questo permette di estendere i domini operativi. Che è successo? Ho spento. Questo ha implicazioni logistiche, ovviamente ci sono grosse implicazioni logistiche, adesso qui siamo tutti, diciamo, l'ambiente chiaramente naturale è quello della difesa. Allora, non tutti gli operatori in questo settore sono nel settore della difesa. Per darvi un'idea, quest'anno, solo in Italia, ci sono state 5 gare da parte di istituti di ricerca, non difesa, stiamo parlando di istituti di ricerca o comunque enti, per l'acquisizione di veicoli sottomarini di classe Yugin 1000 o 3000. Stiamo parlando di roba da 6 milioni di euro, insomma, per darvi un target. Quindi c'è un interesse. Si sta capendo sempre di più che questo tipo di tecnologie estendono il raggio, stanno diventando, cioè prima uno non sapeva neanche cosa fosse, a parte i militari o comunque quelli che lavoravano nell'offshore, cioè il Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, che si occupa di protezione, che ne so, dei relitti o comunque di studio dei relitti di interesse archeologico, ha scoperto l'esistenza di questo tipo di tecnologie, e così come tanti altri ricercatori operativi nel campo. Non stiamo parlando di ricerca, stiamo parlando di istituzioni non difesa, che stanno capendo che possono utilizzare questo tipo di tecnologie che fino a poco tempo fa se le poteva permettere solamente la difesa e l'oil and gas. Questo è lo scenario attuale. Quindi, che cosa comporta questa? Comporta che il mercato sta esplodendo. Adesso vi faccio vedere 2 slide sul mercato. Qui stiamo parlando di triplicare il mercato in 4 anni nelle varie fasce dei veicoli sottomarini. La fascia che aumenta di più, quella che ha il CAGR, il tasso di crescita composto più elevato, manca farla apposta, è quella dei veicoli più grandi, perché ovviamente c'è il driver della difesa che è importante in questo settore. Però stiamo parlando di un mercato che triplica nel giro di 4 anni, 5 anni. Guardate questa slide, questa è la segmentazione del mercato dal punto di vista dell'offerta. Quindi ci sono sostanzialmente 4 competitor che sono quelli che hanno i volumi più grossi di vendita. Tra parentesi, Fugro non è un produttore, in realtà utilizza i mezzi di Kongsberg, Saab, vabbè, una via di mezzo, però sostanzialmente, insomma, gli attori fondamentali sono Kongsberg, Teledyne e General Dynamics, e più i francesi di Eka Robotics, che però sono molto militari loro. Allora, questi 4 attori non arrivano a poco più del 50 o intorno al 50% del mercato. Tutto il resto del mercato, lì che è indicato generalmente come altri, è in mano a chi sostanzialmente? Ad una banda di Edge Lab o simili tali, che stanno avviando con tanta buona volontà un'attività in questo settore. Oggi, se voi andate, Giovanni Indiveri, professore dell'università, lo può confermare, in qualunque università del mondo, probabilmente in tutti i sottoscala laboratori di ricerca c'è un gruppo di studenti, dottorandi, che è lì che picchia mena briga per montare un veicolo autonomo sottomarino. Perciò è difficile parlare di standardizzazione, perché il mercato non è ancora chiaro. Non è ancora chiaro, cioè, a chi andrà in mano quell'altro 50%, non ci sono ancora barriere all'ingresso, non siamo come nei droni. Cioè, nei droni ormai c'è, diciamo, alcuni produttori che dettano gli standard, non è possibile entrare, ormai le barriere all'investimento e all'ingresso sono talmente elevate che non permettono più questo tipo di operazioni. Nel campo dei veicoli autonomi sottomarini c'è un mercato che va creato, che è difesa ma non solo, e questo crea tutta una serie di complicazioni dal punto di vista della standardizzazione. Perché è complessa? Insomma, questo è lo schema, l'architettura di sistema del nostro veicolo UDIP 3000, che è la versione del UDIP 1000 che abbiamo costruito e che stiamo sviluppando in questo periodo qua. Quindi qui stiamo parlando dell'hardware interno, no? Ci sono 5 schede,
sostanzialmente che gestiscono le comunicazioni, l'acquisizione, una watchdog che fa da scheda logica che gestisce le sicurezze interne, le comunicazioni, la navigazione, il controllo, gli attuatori, eccetera. Tutte queste schede comunicano fra di loro con tutta una serie di periferiche. E quando parliamo di, diciamo, modularità, che è l'altra cosa, l'altra rogna che viene appresso alla standardizzazione, bisogna tenere presente questo, cioè che se faccio un modulo, questo modulo si deve interfacciare con un ambiente che in tanti casi non è nemmeno strutturato, o almeno è poco strutturato. Che cosa devo standardizzare? Devo standardizzare il software, l'hardware, le connessioni alle interfacce, quindi sviluppare delle interfacce plug and play o cose di questo genere, i connettori, banalmente, la meccanica, come le collego tutte le varie parti, e i vari moduli di connettività, quelli di cui parlava Fabio Sava stamattina, le reti, come mi connetto, reti interne, reti esterne, comunicazioni sui vari canali di comunicazione, che sono un po'. La parte più iniziale, software e middleware, cioè all'inizio, come gestisco? Se devo fare sistemi che parlano fra di loro, questi sistemi devono avere comunque un livello intermedio di software, non stiamo parlando del basso livello del firmware, quello all'utilizzatore interessa magari anche poco. Diciamo, però un livello intermedio di software deve essere accessibile. Al di fuori della difesa ci sono diverse opzioni, ad esempio ROS, vabbè, chi... scegliete il sistema operativo basato a moduli, molto semplice, fatto a nodi, è una, diciamo, è organizzato su un nodo, ogni nodo può essere associato a un topic, quindi si trova tutto online, facile, eccetera. Qual è il rovescio della medaglia di ROS? È che è tutto open source. Quindi chiunque usa ROS è possibile accedere alle funzioni di ROS, però il rovescio è che se sviluppa una feature innovativa, questa è pubblica. Insomma, da qualche parte bisogna anche pagare quello che si prende, ecco. Quindi l'alternativa qual è? Svilupparsi un proprio middleware, che è quello che abbiamo fatto noi. Comunque noi utilizziamo per alcune applicazioni ROS, spesso viene richiesto, il cliente dice: guarda, ci serve una piattaforma ROS perché tu ci dai il veicolo e dopo noi dobbiamo fare quello che vogliamo noi con questo veicolo. Allora, ok, sviluppiamo ROS. Se però stiamo parlando di un'applicazione particolare della quale non vogliamo far conoscere, o comunque non vogliamo fare disclosure, diciamo, dei moduli, della gestione, dei protocolli, degli algoritmi, eccetera, dobbiamo sviluppare delle cose interne, e questo è un problema per la standardizzazione. L'hardware, all'interno c'è tutta una serie di schede, quindi stiamo parlando di schede, controllori principali, schede di gestione dell'energia, schede delle comunicazioni, GPU. Nel caso, appunto, facciamo edge computing, dobbiamo avere capacità di calcolo a bordo, analisi dei dati in tempo reale, quindi come le standardizziamo queste? Che schede sono? Ce ne sono migliaia, come le inseriamo a bordo? Spesso sono schede industriali, non sono pensate per applicazioni underwater, se non fosse che magari non sono banalmente tonde, ma sono quadrate, una cosa tonda dentro un modulo quadrato, una cosa quadrata dentro un modulo tondo c'entra male, diciamo, ecco, quindi vanno customizzate. Come le customizziamo? Dobbiamo definire interfacce. Che connessioni? Quali sensori interfacciamo? Con quali connessioni? Questi sono tutti gli aspetti. E sono tutti aspetti aperti. Cioè, voglio dire, non c'è ancora oggi qualcuno che sia in grado di dire: ok, tu vuoi lavorare nel settore dei veicoli autonomi sottomarini, o fai come te lo dico io, o se no semplicemente non entri nel mercato. Quel 50% libero ancora del mercato in crescita fa sì che ognuno scelga le soluzioni che preferisce. Ci sono degli indirizzi, però sostanzialmente lo standard non è definito. I connettori non ne parliamo, comunque sostanzialmente, insomma, due o tre categorie si riescono ad individuare: i subcon, diciamo, connettori standard McCartney, passacavi standard Teledyne, questi più o meno sono, insomma, comunque identificati. Però anche quello, se faccio un modulo che devo levarlo da un veicolo autonomo sottomarino e lo devo mettere a bordo di una motherboard di DRAS, cioè quantomeno devo definire un'interfaccia. Quindi è necessaria un'operazione di questo genere, occorrono delle interfacce hardware, dei protocolli di comunicazione, dei protocolli di interfaccia, delle cose che ti dicono quale deve essere il baud rate lungo una particolare linea, se no banalmente i moduli non parlano. La connettività, ne abbiamo parlato prima, Fabio con Elesia, con tutta la parte di underwater. Allora, sott'acqua si parla, si comunica poco,
comunicazioni sono banalmente acustiche. I protocolli di comunicazione acustica, il tracciamento, ne esistono diversi, alcuni appunto Janus, per restare in ambito CMR, in ambito NATO, beacon, capacità di, e comunque avere la possibilità di inserire all'interno di una rete un network, di posizionare attualmente l'asset all'interno di una rete, all'interno di un network, la cosa di cui si è parlato stamattina, è un primo passo, è un passo sicuramente fondamentale nella creazione di una rete per il controllo dello scenario di cui parlava l'ammiraglio prima, precedentemente. Customizzazione versus standardizzazione. La standardizzazione c'ha un altro aspetto, c'ha aspetti positivi, c'ha anche aspetti negativi. In quel, diciamo, nell'entusiasmo dell'applicazione delle tecnologie underwater a tutte le idee che vengono in mente, ci sono state proposte, guardate, le cose più bizzarre in questi anni da fare con i veicoli. Chiaramente alcune soluzioni prevedono risposte customizzate. La risposta customizzata per definizione non è standard, è qualcosa che bisogna mettersi lì e sviluppare ad hoc. Allora, questo vuol dire basso TRL, chiaramente. Vuol dire però capacità di rispondere velocemente da parte delle piccole imprese a dei problemi specifici. Voglio misurare la segnatura magnetica di una nave militare, come faccio se il poligono di Augusta non è disponibile, o comunque se non ho il poligono operativo? Magari PNR di qualche tempo fa, prendo un UV, ci posiziono un gradiometro e vediamo se riesco ad avere la mappa della segnatura magnetica della nave senza portarla a 1000 chilometri. Tipo di applicazione customizzata, quindi quello è un prototipo che è stato sviluppato ad hoc per questo tipo di soluzione. La standardizzazione può compromettere lo sviluppo di situazioni di soluzioni preordinate, diciamo innovative, personalizzate per certi aspetti. Chiaro che siamo a TRL diversi. Basso TRL, devo ragionare in termini di affrontare, cioè una bella idea, vedo come fare per risolverla. Dopo un po' però la sviluppo, arrivo fino a TRL 6, la testo in ambiente operativamente significativo, dopodiché però in qualche modo devo mettere ordine, devo fare i documenti, devo fare i manuali, devo fare i protocolli, la devo standardizzare. Quindi è un passaggio inevitabile. Quindi nei 5 anni che porteranno alla triplicazione del mercato di cui vi ho fatto vedere prima, sarà inevitabile, se Edgelab vuole collaborare con Drass e con Elesia e con tutti gli altri attori qua dentro, definire dei protocolli di standardizzazione. E questo va, diciamo, va reso, bisogna rendere grazie a chi è stato promotore di questa iniziativa, perché altrimenti ognuno va per la sua strada, ma insomma, da piccoli, di strada, da soli, se ne fa poca, insomma, ecco. I problemi della standardizzazione, riassumendo, quindi diversità di applicazioni, varietà di componenti, diciamo evoluzione rapida delle tecnologie che spesso crea, diciamo, difficoltà di definizione degli standard. Ma i vantaggi quali sono? I vantaggi sono quelli listati qui, quindi l'interoperabilità, i costi e l'accessibilità, le collaborazioni industriali, avere una piattaforma comune per poter collaborare insieme e le certificazioni che, insomma, per una piccola impresa sono comunque una bella rogna. Con una soluzione standardizzata si risolvono. Questo accede al secondo livello. Qual è un altro vantaggio accessorio della standardizzazione? La capacità di poter ragionare in termini di interoperabilità. E qui adesso Federico magari vi parlerà delle navigazioni e controllo all'interno di sistemi complessi, di sciami. Se io definisco un protocollo di interoperabilità, riesco a interagire con uno sciame. Abbiamo fatto degli esperimenti a basso livello, però è chiaro che questo è uno dei vantaggi di questo tipo di approccio. E ancora una volta, ripeto, grazie a Drass che si è fatto promotore di questa iniziativa. Siamo alla Spezia, quindi via San Bartolomeo, veniteci a trovare, siamo a 2 passi da voi. Grazie, grazie a tutti. Grazie mille al CEO di Edgelab, che devo dire ne è venuto fuori molto bene con questa presentazione. Grazie mille. Quindi allora abbiamo capito che quello della standardizzazione è un problema aperto che può portare vantaggi e svantaggi e che è necessario, ancor più cruciale, quando parliamo di veicoli a guida autonoma, quindi che si devono guidare da soli.
E proprio in questo caso mi viene da dire, mettere ordine vuol dire anche un po' parlare la stessa lingua, comprendersi. E quindi chiediamo a Federico Mazzitelli, ingegnere presso Eytronic, di spiegarci un po' come standardizzare anche le modalità con cui questi oggetti si parlano. Prova, sì. Ok, grazie per la presentazione. Allora, io sono Federico Mazzitelli, già detto, responsabile della robotica marina in Eytronic. Allora, intanto inizierò con una presentazione veloce dell'azienda. Per chi non ci conosce, noi, il nostro core business è quello di robotizzare i veicoli marini, terrestri e aerei. Quindi noi lavoriamo nel multidominio, cioè cerchiamo di utilizzare le tecnologie che abbiamo sviluppato internamente e riuscire a riapplicarle anche nei molteplici domini. Noi forniamo supporto al cliente che va dall'idea del prototipo fino poi alla fine al prodotto. Generalmente noi non creiamo hardware, ma ovviamente andiamo a sviluppare tutto ciò che è la parte di intelligenza del veicolo, quindi il software e la parte di controllo. Molto spesso quello che facciamo è andare a robotizzare veicoli che normalmente il cliente ha già a disposizione, come veicoli che nascono per altri motivi, come per esempio veicoli con controllo manuale o per altre ragioni, e andiamo a renderle automatiche, smart, quindi in grado di compiere delle operazioni in maniera autonoma. Siamo molto bravi in questo, normalmente riusciamo a creare dei prototipi funzionanti in breve tempo, dai 3 ai 5 mesi in generale. È da un po' di anni che creiamo prodotti per l'industria, veicoli autonomi per l'industria, già dal 2011 che abbiamo iniziato proprio con un veicolo marino, quindi di superficie, autonomo. Poi dopo siamo andati ad espandere la nostra competenza nell'ambito anche dei veicoli sottomarini. Ovviamente molti veicoli terrestri che vanno dai veicoli per la gestione, per esempio, dei carichi, per i veicoli per l'agricoltura e ovviamente anche la parte di gestione la parte di droni e veicoli ad ala fissa. Questi siamo noi, e siamo tutti accomunati da una formazione nell'ambito della robotica, siamo ingegneri robotici, anche se abbiamo ovviamente, siamo molto variegati per quanto riguarda le specializzazioni. Abbiamo al nostro interno, siamo esperti di sensor fusion, di tutte le tecnologie che riguardano proprio la robotica, quindi sensor fusion, visione artificiale, e machine learning, ovviamente navigazione e controllo e tutto ciò che poi serve per riuscire a creare un software che possa portare un veicolo a agire e comportarsi e muoversi in maniera autonoma nei diversi ambienti, nei diversi ambiti. Poi da poco facciamo parte della Open Source Robotic Alliance. L'Open Source Robotic Alliance è un ente che nasce dall'Open Source Robotic Foundation, che sono i creatori, mi riattacco a quello che ha detto anche Michele prima, i creatori di ROS e ROS 2, che è un framework oramai molto diffuso, software per la robotica, un framework che definisce un insieme di protocolli per far comunicare i vari moduli, come già spiegava Michele, e quindi in qualche modo già inizia a standardizzare, a rendere il più possibile standard i moduli, almeno dal punto di vista software, all'interno di un sistema autonomo. Far parte della Robotic Alliance significa fondamentalmente avere accesso, contribuire insieme anche agli altri partner, per esempio ci sono partner come Nvidia o Bosch, quindi poter partecipare, collaborare anche con loro per poter creare in qualche modo innovazione, quindi iniziare a provare a spingere in una determinata direzione, riuscire a far collaborare anche il più possibile. Infatti il fine stesso, lo scopo della Robotic Alliance è quello di far collaborare il più possibile le aziende a livello mondiale per produrre innovazione. Ok, detto questo mi concentro sulla domanda che mi è stata fatta e parto descrivendo uno scenario che è già stato anticipato da Luca. Immaginiamo quindi uno scenario in cui abbiamo due principali protagonisti, quindi veicoli AUV o large AUV, quindi veicoli di grandi dimensioni autonomi, con tutte le loro caratteristiche, le riassumo
velocemente anche se sono state già dette, ovviamente i veicoli di grandi dimensioni permettono di essere molto più precisi, molto più soprattutto nella navigazione, perché possono essere dotati di sensoristica, anche di hardware molto più all'avanguardia, sensori come appunto giroscopi ottici, altre sensoristica che permette quindi un movimento molto preciso e ovviamente anche esplorazione a lungo raggio grazie all'elevata capacità delle batterie. Il lato negativo di questi veicoli ovviamente che vai a ridurre la manovrabilità, non possono muoversi in ambienti con basse profondità o comunque si possono muovere in maniera più difficoltosa, non così tanto efficiente. Dall'altro lato ovviamente sono presenti i veicoli di piccole dimensioni. I veicoli di piccole dimensioni come i micro AOV sono veicoli che invece ovviamente hanno, da un lato non possono avere la stessa portata dei veicoli dei fratelli più grandi, non possono avere la stessa sensoristica, quindi sono anche meno precisi nella loro navigazione, ma ovviamente sono anche molto, molto più flessibili, molto più abili nel muoversi in ambienti anche più complessi. Quindi, quale può essere la soluzione? La soluzione è cercare di trovare una sinergia tra le caratteristiche positive di entrambi questi due mondi. In che modo? Innanzitutto utilizzando lo sciame, quindi un veicolo piccolo, singolo, ovviamente ha un'efficacia molto inferiore rispetto a uno sciame di veicoli piccoli. Lo sciame permette di aumentare in maniera esponenziale la capacità di un singolo veicolo, anche perché spesso lo sciame dovete immaginarlo non per forza come un insieme di veicoli tutti uguali, ma magari un'eterogeneità di veicoli capaci di compiere operazioni diverse e quindi poi, se in grado di organizzarsi e di cooperare insieme, possono riuscire ad arrivare a svolgere operazioni anche molto complesse, che un veicolo singolo con molteplici capacità non sarebbe in grado di fare. In che modo in che modo poi combiniamo questo con le capacità di un veicolo più grande? Un AUV di grandi dimensioni che funge da mothership, come già aveva detto Luca, può aiutare notevolmente lo sciame. Uno, perché effettivamente dal punto di vista pratico è in grado di magari effettuare il deployment di questi veicoli, quindi portare, immaginate una missione composta dallo spostare il veicolo di grande dimensione, l'AUV raggiunge una posizione specifica in maniera precisa, magari in maniera occulta se necessario, e poi effettua il deployment dello sciame. A questo punto lo sciame completa la missione effettivamente operando nella maniera in cui è stato programmato, ma è in grado anche magari di avvantaggiarsi delle capacità del veicolo più grande. Il veicolo più grande può coordinarlo, poi andrò a farvi vedere un esempio, ma può anche fornire supporto allo sciame utilizzando la sensoristica, il set di sensori più preciso e più avanzato di cui ha a disposizione, quindi andare a migliorare anche le caratteristiche in cui lo sciame, i veicoli di piccola dimensione, non sono in grado di operare, quindi migliorare la loro navigazione, la loro precisione di movimento. Allora, io volevo partire dalle tecnologie di comunicazione, ma farò all'inverso, mettere in evidenza quanto è importante la parte di comunicazione. Le tecnologie per il controllo degli sciami, normalmente, senza andare troppo nel tecnico, si dividono in due categorie principali: gli algoritmi centralizzati e gli algoritmi distribuiti, che il loro nome li definisce abbastanza bene. Centralizzati vuol dire che deve esistere qualcuno, un'entità in grado di comunicare con tutti e da impartire degli ordini per organizzarli. Un algoritmo distribuito invece prevede che la scelta, le decisioni vengano prese da tutti gli enti che fanno parte, tutti i nodi della rete, tutti gli elementi dello sciame, in maniera normalmente equa. Poi questo, l'equo si differenzia appunto, i distribuiti normalmente si differenziano tra algoritmi del consenso e algoritmi del leader following, significa nel caso di algoritmi del consenso i veicoli decidono insieme in maniera equa cosa fare, scambiandosi informazioni, e nel caso invece di approcci leader follower normalmente un veicolo viene scelto, eletto come capo e decide, mentre gli altri ovviamente continuano a collaborare per riuscire a portare a termine la decisione che è stata presa da uno degli elementi. Ovviamente cosa c'è alla base di questi sistemi di controllo che li differenzia molto da un classico sistema di controllo a veicolo singolo? È la comunicazione. Questi algoritmi non funzionano e dipendono anche il loro funzionamento, la loro efficacia è molto dipendente dal livello
le prestazioni della comunicazione, perché devono scambiarsi dati continuamente, devono decidere, per poter decidere insieme cosa fare, devono essere al corrente di chi hanno attorno e quindi poter comunicare con loro. E sott'acqua, ovviamente, questo è molto molto difficile, perché la comunicazione per eccellenza è ovviamente quella acustica. Quella acustica che oramai è ben rodata e standardizzata da vari protocolli come lo STANAG per esempio, ma ovviamente soffre delle problematiche di banda molto lenta in generale. E, esistono ricerche su altre tipologie di comunicazione, ma ovviamente in generale sono sempre nell'ambito di ricerca, che sono per esempio le comunicazioni luminose. Le ho inserite perché c'è un po' di ricerca nell'ambito delle comunicazioni luminose proprio per quanto riguarda la comunicazione negli sciami, perché le comunicazioni luminose sott'acqua ovviamente hanno i loro limiti, laser e LED, ma funzionano abbastanza bene se la comunicazione avviene a brevi distanze, quindi se lo sciame deve svolgere operazioni che non prevedono ovviamente l'allontanamento elevato degli elementi dello sciame, possono essere ancora una soluzione. La caratteristica comunque in generale che deve avere un'infrastruttura di rete per poter funzionare con un sistema di controllo distribuito è che deve essere una rete di tipo mesh. Cosa significa una rete di tipo mesh? Significa una rete che non è gerarchica, tutti gli elementi della rete comunicano tra di loro in maniera adiacente, non devono conoscere chi è l'infrastruttura principale con cui comunicare, come le celle telefoniche per dire, ma basta che sappiano chi hanno attorno e comunichino con lui, in modo tale che poi ogni nodo della rete permetta di passare l'informazione al prossimo e connettere l'intera infrastruttura. Quindi fungono sia da nodi di rete che poi effettivamente da elementi di comunicazione, quindi loro mandano informazioni, ricevono informazioni, ma anche passano le informazioni che servono agli altri. Questo è un elemento fondamentale che deve avere l'infrastruttura di rete per il controllo degli sciami. Per far ciò con una comunicazione acustica o con una comunicazione luminosa è evidente che bisogna trovare il modo in cui questi veicoli, che appunto ripeto potrebbero essere anche tutti molto diversi tra loro, abbiano lo stesso linguaggio, sappiano come comunicare, riescano, anche se sono veicoli molto diversi, devono comprendersi tra di loro e soprattutto devono far parte di questa infrastruttura di rete che deve essere unica, univoca, anche per esempio con gli elementi più grandi come la mothership, per dire, che potrebbe essere utile per scambiare informazioni, per definire informazioni, per dare delle informazioni, delle decisioni, impartire decisioni. Qui ho preso un esempio, ovviamente è molto semplice, ma l'ho selezionato perché secondo me fa sempre da un'idea di quello che succede. Questo è un video rappresentativo di una prova di un articolo che ho riportato lì, di path planning operativo. Il path planning operativo è un'applicazione del controllo distribuito, per esempio. Cosa significa? Nel path planning operativo i veicoli cercano di devono seguire una traiettoria. La traiettoria viene decisa in una prima fase, che ovviamente è difficile vedere dal video, è una fase di decisione in cui tutti si scambiano le traiettorie che vorrebbero fare e alla fine se ne decide una. A quel punto i veicoli iniziano a muoversi in maniera sincrona lungo la traiettoria, mantenendo tra di loro una formazione. E anche in questa fase la comunicazione è costante, perché ovviamente in questo caso non si vede, ma se ci fossero degli ostacoli o degli elementi da girare, deve esserci una comunicazione in modo tale che i veicoli possano continuamente aggiornare la loro traiettoria. In questo video hanno giocato facile, perché quelli non sono veicoli sottomarini, sono veicoli di superficie, hanno una parte in superficie e una parte sott'acqua. Comunicano con il Wi-Fi e la navigazione tramite GPS, quindi hanno proprio giocato molto facile, ma d'altronde è un video dimostrativo per dimostrare l'algoritmo e non ovviamente le prestazioni del veicolo stesso. Ma questo però fa capire anche il perché hanno utilizzato una soluzione del genere, perché in questo modo hanno tolto di mezzo il problema dovuto alla comunicazione. Le latenze di comunicazione sono per esempio una cosa molto importante in questi algoritmi. Se c'è molto ritardo tra una comunicazione tra un veicolo e l'altro, la traiettoria non viene seguita in maniera corretta. Potete immaginare, i veicoli iniziano a perdersi o iniziano a desincronizzarsi e iniziano ad allontanarsi tra di loro, cosa che è terribile perché poi porta alla disconnessione. Quindi
cosa si fa? Si fanno, per esempio in questo articolo in particolare, testano delle, simulano questo environment creando delle comunicazioni su evento, si dice, ovvero la comunicazione Wi-Fi non è continua, come prevederebbero gli algoritmi su base teorica, ma comunicano solo ogni tanto e vengono degli eventi specifici, per esempio il veicolo si allontana troppo, succede qualcosa, tipo viene rilevato un ostacolo, a quel punto viene mandato solo un segnale, c'è uno scambio all'interno della rete. In questo modo si va a simulare una comunicazione più lenta che quella che sarebbe poi sott'acqua, ovviamente. E, cosa fa poi lo sciame in generale? Sono tanti gli elementi che devono essere scambiati, non solo la traiettoria in sé, ma lo sciame mentre si muove deve anche mantenere la formazione, non solo perché in questo modo si muovono senza evitando collisioni, che è la cosa ovvia, ma anche devono cercare di mantenere il più possibile la comunicazione tra di loro. Quindi si muovono mantenendo una formazione che normalmente facilita la comunicazione, evita di urtare uno contro l'altro, ma e normalmente magari ottimizza anche le capacità della flotta stessa, cioè lo scopo della flotta stessa. In questo caso loro devono solo probabilmente traslare da un punto all'altro, ma se dovessero esplorare un'area ovviamente si allontanerebbero molto di più per poi ritornare periodicamente in delle zone che potrebbe essere per esempio un punto di incontro con la nave madre o anche delle zone dei rendezvous point definiti per ricomunicare e riorganizzarsi. Detto questo, penso di aver detto tutto e vi ringrazio per l'attenzione. Se avete domande, io sono disponibile. Grazie. Questo è acceso? Perfetto. Dicevo, Federico ci ha ricordato due cose importanti. L'importanza di parlare tutti con lo stesso vocabolario e l'importanza degli esempi. Perché lo sappiamo, gli esempi pratici ci aiutano un po' a capire di che cosa parliamo. E in questo caso noi vi volevamo portare proprio un esempio. E avevamo chiamato qua Starlight, un'azienda con cui collaboriamo in modo stretto per una tecnologia di punta, che è quella relativa alla gestione della sensoristica ottica. Purtroppo ci hanno comunicato la loro rinuncia a partecipare, ma comunque abbiamo ritenuto che sarebbe stato importante rendere noto il lavoro svolto. E quindi abbiamo chiamato in soccorso il nostro Alberto Sartor, che ci darà una mano un po' a capire che cosa significa standardizzare la sensoristica ottica ed il suo flusso di dati. Ok, buon pomeriggio a tutti. Mi chiamo Alberto Sartor e sono in Drass ormai da una ventina d'anni abbondante, diciamo che sono cresciuto insieme all'azienda e quindi diciamo sono qui oggi appunto con il piacere di rappresentare una collaborazione che è stata in effetti molto efficace per entrambe le aziende, per Drass e Starlight, nella realizzazione alla fine di un equipaggiamento che è partito da una situazione commerciale già esistente, ma è stato poi sviluppato insieme in tempi abbastanza rapidi, portando poi a raggiungere un prodotto che ha raggiunto appunto un TRL elevato, diciamo 8-9, quindi un equipaggiamento già impiegabile. Ecco, quindi ci tenevamo a far presente questa cosa. Allora, parlerò brevemente appunto di standardizzazione, se ne è parlato tanto, l'hanno detto in tanti panelist, i VIP, però secondo me è nuovamente importante rappresentare questo concetto che è essenziale standardizzare per aziende come noi che siamo piccole e medie aziende, standardizzare perché ci permette di avere un mucchio di vantaggi, direi vedrei solo vantaggi dalla standardizzazione. E poi appunto farò un excursus sui benefici dell'elaborazione intelligente dei segnali che oggigiorno viene implementata in un mucchio di soluzioni che ci portiamo anche in tasca dagli smartphone ad altro, e che permette di migliorare sensibilmente le performance di sensori che magari
per loro natura non sono eccezionali come prestazioni, ma grazie appunto a queste tecnologie possono migliorare molto. E è importante però, per partire in una collaborazione come quella di cui sto parlando, individuare delle tecnologie abilitanti per ottimizzare e sviluppare un equipaggiamento, una nuova tecnologia. Quindi ci vuole qualcosa di base. Ora, nel caso specifico della collaborazione appunto con Starlight, è stata la capacità di un'elevata miniaturizzazione meccanica, visto che noi avevamo bisogno di una soluzione estremamente compatta da integrare nei nostri veicoli, nelle nostre esigenze. Essenzialmente serve una buona, ottima girostabilizzazione, perché quando si parla di visione, di sistemi ottici, se no non si va da nessuna parte, nonostante i sistemi di elaborazione intelligente aiutino molto. E poi, non per ultima, una tecnologia avanzata dei materiali, perché quando si va a cercare di fare una visione in un ambiente che è sia di superficie, ma che poi deve anche essere trasportato sott'acqua, è importante sviluppare dei materiali specifici che siano idonei alle lunghezze d'onda, ma anche resistenti alla pressione e agli sforzi a cui vengono sottoposti. Quindi tutte queste tecnologie erano già presenti nel partner Starlight, e quindi noi, diciamo, l'abbiamo selezionato e abbiamo fatto questa collaborazione. Ora, standardizzazione, io una nuova volta vorrei elencare un po' brevemente appunto i benefici, che sono veramente molteplici. Ora, però, una cosa che magari forse non è stata detta o non l'ho ascoltata io: lo standard è chiaro che lo deve emanare qualcuno, ci deve essere un consesso di probabilmente multidisciplinare e multientità per emanare uno standard che sia completo, che sia tecnicamente valido, che abbia una solida normativa alla base, che sia magari anche riconosciuto e poi quindi successivamente implementato. Questo è essenziale per noi. Quindi in questo caso del sistema di visione noi abbiamo aderito a uno standard che per fortuna c'era, è uno STANAG, e è uno STANAG che in effetti è efficace, completo, riconosciuto, e ci ha permesso appunto di creare un qualcosa che non è solo un equipaggiamento fine a se stesso, che quindi avrebbe avuto sì un fine per noi però un po' limitato, ma ha permesso di creare una soluzione che sia effettivamente interoperabile e utilizzabile anche in altre situazioni che non sono strettamente quelle di interesse della compagnia DRAS. Ecco, in questo caso appunto c'era questa STANAG 4609, che è appunto volta alla standardizzazione dei flussi video, quindi video si intende essenzialmente video in movimento, ma anche immagini statiche. E chiaramente, come tutti gli standard, è un accordo che poi sotto di sé deve prevedere una dettagliata normativa tecnica, appunto per spiegare appunto tutti i dettagli specifici dello standard. In questo caso appunto esiste questo MISB, Motion Imagery Standards Board, che è l'organizzazione che sviluppa appunto per conto di STANAG e definisce questi standard per i flussi video. Quando parlo di flussi video non intendo solo il video come flusso, magari immagine, luce visibile, infrarosso, ma anche quello che forse è meno conosciuto ma più importante, sono tutti i metadati che si trasportano e servono proprio per l'interoperabilità. Quindi i metadati includono un mucchio di riferimenti geospaziali, temporali, si parlava prima dell'importanza del tempo, la sensoristica usata, gli oggetti osservati, quindi il target, e anche la piattaforma ospitante. Questo è importantissimo che sia standardizzato, perché altrimenti chi riceve il flusso video ci fa ben poco alla fine, non riesce a usarlo pienamente perché non ha tutte le informazioni di contorno che gli servono appunto per collocarlo nello spazio, nel tempo, per collocarlo e distribuirlo agli altri assetti cooperanti. Ora andiamo un pochino più nel dettaglio su la tecnologia che abbiamo sviluppato appunto in questo sistema di visione. L'abbiamo chiamata ARTS, quindi Augmented Reality Tracking System. È un sistema che integra appunto diversi sensori e diverse tecnologie che, grazie appunto all'elaborazione intelligente, possono estrapolare una molteplicità di dati che sono oltre quelli, diciamo, che sono visibili all'operatore umano. Quindi essenzialmente una caratterizzazione geometrica, come vedremo nei prossimi slide, stabilizzazione dei flussi, che è ovvia necessità soprattutto nel caso di un osservatore umano, rilevamento di oggetti, ostacoli, il loro tracciamento anche, e la fusione multispettrale, che anche questa è molto importante perché ci permette di
creare quella che adesso va molto di moda, la realtà aumentata, quindi fondere insieme tutti questi dati in una maniera che sia intelligibile anche per un operatore e che quindi ne può trarre il massimo vantaggio. Allora, qui partiamo con il discorso dell'estrazione di dati geometrici. Il dato più semplice è l'estrazione della linea dell'orizzonte, quindi qui vediamo un esempio abbastanza semplice svolto sia in luce visibile che in luce infrarossa. Quindi esistono appunto degli algoritmi, questo abbastanza conosciuti, per l'estrapolazione della linea dell'orizzonte. Sulla base di questa poi molti altri dati vengono riferiti e quindi è uno dei dati di base per elaborazioni successive. Poi abbiamo, vediamo un po' la successiva, abbiamo la stabilizzazione elettronica dei flussi video. Questo è importantissimo perché ovviamente, come abbiamo visto prima, soprattutto in condizioni appunto di zoom elevato e condizioni marine un po' appunto mosse, è ovviamente difficile poter apprezzare e poter trarre beneficio da un video molto mosso. Invece con degli algoritmi si riesce ovviamente a riquadrare, finestrare il flusso video e quindi renderlo molto più fruibile da parte di un osservatore umano e anche da un sistema poi di elaborazione successivo. Poi ci sono sistemi un po' più, diciamo, anche evoluti e più particolari, quindi il rilevamento di oggetti e ostacoli. Qui sulla sinistra c'è un esempio appunto di un sistema che tramite in questo caso colori, per renderlo semplice, c'è una separazione netta fra, diciamo, la distinzione fra il cielo, il mare e le imbarcazioni, e anche il riconoscimento delle imbarcazioni, quindi un tracciamento delle imbarcazioni solo basato su questi flussi. Ora ci tengo a precisare che tutte queste cose sono adesso possibili farle all'interno di un sistema compatto, quindi non serve un mainframe, un grosso elaboratore all'esterno che faccia queste elaborazioni magari solo per farle in tempo reale. Grazie appunto agli sviluppi tecnologici molto recenti è possibile farli all'interno di un dispositivo estremamente compatto, anche ruggedized, quindi idoneo anche per installazioni con vibrazioni, con temperature anche abbastanza sfidanti, anche appunto uso subacqueo, cosa che fino a pochi anni fa era impossibile riuscire a realizzare. Questo grazie alla velocità di sviluppo, perché appunto essendo aziende piccole siamo in grado di sviluppare con tempi ridotti, facendo uso di soluzioni tecnologiche disponibili di recente. Quindi, e questo è un vantaggio, secondo me, molto importante da esprimere, perché la forza è questa. Soprattutto nell'ambito mio, diciamo, specifico dell'elettronica, dell'automazione, basti pensare appunto a quello che succedeva qualche anno fa con i dispositivi che avevamo addosso rispetto a quelli che abbiamo oggi. Ecco, il poter usare, essere veloci nel poter impiegare dispositivi di ultima generazione è essenziale. Qui altri esempi riguardo al tracciamento di oggetti, quindi anche durante il moto si riescono a tracciare oggetti, in questo caso c'era un movimento e si riusciva a tracciare un'imbarcazione, oppure anche di entità, diciamo, diverse dalle imbarcazioni, in questo caso erano dei delfini, insomma del qualcosa che non è riconosciuto come alieno rispetto allo sfondo, rispetto al mare e a tutto il resto. Quindi ecco, questo è un po' un excursus di tecnologie, non per ultima la fusione multispettrale. Ecco qui un'immagine, diciamo un video breve di una pilotina appunto ripresa in momento notturno con luce visibile, poi la stessa ripresa con un flusso video infrarosso. Si notano appunto dei particolari completamente diversi. Nel visibile io posso notare le iscrizioni sulle fiancate, le illuminazioni, mentre nell'infrarosso posso notare il pilota, posso notare gli scarichi del sistema di raffreddamento. Quindi, e nella fusione appunto di questi flussi si ottiene un risultato complessivamente migliore, quindi è un risultato ovviamente di realtà aumentata che non è nella realtà effettiva, però aiuta il decisore a prendere delle scelte più informate. E tutto qua, ecco. Quindi la collaborazione, diciamo che è stata per noi effettivamente molto, molto efficace, molto valida e fattiva in tempi brevi. Quindi, diciamo, auspichiamo che anche in futuro ci siano queste possibilità. Grazie. Grazie mille, Alberto. Allora, siamo arrivati all'ultimo intervento di questo terzo panel e
So che a voi magari sembra tutto semplice, tutto chiaro, però ricordiamoci che siamo sott'acqua. Quindi è anche importante che i nostri droni, che i nostri sistemi autonomi siano dotati di tecnologie che permettano di capire, di vedere che cosa hanno intorno. E su questo punto, Andrea Scuppa, quali sono i progressi? Ci sono? A che stato di maturazione siamo? Tanto diciamo che ci sono, perché se no... Allora, mi pongo qui, che è così. Tanto per andare avanti e indietro, sì, e freccia, sì, su freccia giù. Allora, buonasera a tutti quanti. La risposta alla domanda, sì, ci sono dei progressi, in particolar modo ragionavamo sul discorso del sonar e sembrava quasi che il sonar avesse già finito di raccontare tutto quello che poteva raccontare, e in effetti così non è. Stiamo conducendo un lavoro molto interessante con gli amici di Dras proprio su questo tema. E adesso vi racconto alcune cose rispetto a queste tecnologie, mettendo il focus su quella che è l'intelligenza artificiale. Prima di fare questo, lasciatemi raccontare però chi siamo. Chi è Intex? È una società che è stata fondata nel 1974, festeggiamo i nostri 50 anni. È una società totalmente italiana, siamo costituiti da circa 300 persone, siamo distribuiti su tutto il territorio nazionale, la sede centrale è su Roma, poi abbiamo una sede molto importante qui a Pisa, poi a Napoli, a Bari, a Torino, Milano, Genova, Reggio Emilia, e poi abbiamo una sede negli Stati Uniti con la quale seguiamo il mercato del ferroviario. Intex in effetti vede nel suo core prevalentemente attività del ferroviario, su questo mercato abbiamo sviluppato prodotti e soluzioni anche a livello SIL 4, quindi il massimo livello di safety che può essere impiegato, e attualmente questi sistemi sono deployati e funzionanti sulla rete di RFI. Però seguiamo anche altri mercati, e la difesa è quella che seguo io in prima persona, ma poi abbiamo il mercato dell'aerospazio, il mercato del fintech, del traffic control, quindi è un'azienda automotive smart system, è un'azienda quindi estremamente diversificata su vari mercati. Ci affacciamo a mercati che sono tutti mercati fortemente normati, questo perché? Perché ci consente di impiegare un approccio ingegneristico comune su tutti quanti questi mercati. Le principali competenze sono quindi la parte della system engineering, mission and safety critical system, software defined radio, intelligenza artificiale e la parte di model based, che è un approccio che tendiamo ad utilizzare su tutte le nostre applicazioni. Oggi ci concentriamo su quelle che sono quindi le competenze di Intex nel mercato della difesa e in particolar modo nella tecnologia dell'intelligenza artificiale. Quindi Artificial Intelligence at Intex. Intex ha un proprio centro di competenza, un laboratorio di intelligenza artificiale che è trasversale alle varie divisioni e ai vari mercati di cui vi ho parlato prima, e che fondamentalmente mette a disposizione delle divisioni e quindi degli operatori finali e dei clienti finali delle soluzioni che possono essere principalmente soluzioni legate alla computer vision, con tutto quello che la computer vision significa. Quindi image processing, obstacle detection, tramite la computer vision riusciamo a fare anche delle attività di maintenance predittivo, quindi dire computer vision effettivamente significa dire tante cose poi che ne derivano di conseguenza. Poi c'è tutta la parte del decision support system, ovvero tutto quello che riusciamo a collezionare, a mettere a fattor comune, a capire per rendere l'operatore in grado di prendere una decisione nel più breve tempo possibile. E in ultimo la parte del signal processing, che poi è la tecnologia che viene utilizzata nello sviluppo di questa attività che stiamo svolgendo con DRAS, che è relativa proprio ai sonar di nuova generazione, ovvero sonar che vedono, facendo un'analogia con quello che può essere un'architettura radar, un estrattore basato su intelligenza artificiale. Estrattore che quindi si pone l'obiettivo di identificare e classificare i target che sente, e quindi la risposta alla domanda: che cosa sentiamo? Cerchiamo di sentire il più possibile. Ora c'è un però. Il però è dettato
dalla parola stessa intelligenza artificiale. Oggi noi siamo inondati da questa parola, intelligenza artificiale. In qualche misura l'avvento dei chat GPT, dei Gemini, dei Copilot ci fanno sembrare la cosa facile, alla portata di tutti. Che cosa vuoi che sia realizzare un sistema di intelligenza artificiale? Beh, non è propriamente così. Leggevo non molto tempo fa che tra Microsoft, Google e i grandi big stanno progettando di costruire centrali nucleari per far fronte alla necessità di assorbimento energetico per addestrare queste reti neurali. Perché poi il problema non è la velocità e la capacità di questi sistemi di operare, ma è la difficoltà vera è nell'addestrarli, è nel rendere questi sistemi sufficientemente in grado di prendere delle decisioni che poi dovranno essere prese. Come si affronta questo problema? Beh, qui sotto vi riporto quello che è un po' un workflow operativo tipico dell'approccio sull'intelligenza artificiale. Un workflow che prevede in prima battuta la raccolta dei dati, poi tutta la parte di pulizia, preparazione e poi c'è un ciclo che va nel train model, test model e validation, ovvero addestro la mia rete neurale, la testo, la verifico, non ci sono riuscito, riparto dal training e via discorrendo finché non arrivo alla parte di deploy, sono riuscito a ottenere lo scopo della mia rete neurale. Ora già a partire dal primo esagono, da quel get data, che in un contesto civile già è complicato, in un contesto militare, in un contesto underwater, è una bella sfida, perché non sempre, anzi, diciamo che è molto difficile riuscire ad accedere a un dataset significativo per poter fare il passaggio dell'addestramento della rete neurale, che è proprio quello che dicevo essere la parte più complicata. E allora che cosa abbiamo dovuto fare? Beh, insieme agli amici di Tras ci siamo fatti un po' la punta al cervello, abbiamo iniziato a fare delle simulazioni numeriche, delle derivazioni da quelle che sono dei dataset pubblici a cui potevamo accedere, abbiamo fatto degli studi insieme all'università. Ci ha portato però questo ad avere una consapevolezza maggiore di quello che effettivamente il dato ha a disposizione oggi. Questo significa dire che c'è anche molto margine di miglioramento una volta che il sistema finalizzato potrà eventualmente impiegare anche i dati che sono propri della Marina in questo momento. Aggiungo un'ultima cosa su questa slide a proposito del deploy. In effetti prima si raccontava sui vari sistemi che possono essere miniaturizzati. Noi stiamo facendo degli studi per cercare di fare deployment su FPGA. Quindi per avere delle soluzioni molto più performanti in termini di velocità, in termini di risposta, ma che però per alcuni problemi tecnici ci hanno portato a capire che dobbiamo ridurre alcune nostre pretese in termini di requisiti che vogliamo avere da queste reti neurali. Ci sono dei tecnicismi che stanno dietro a questo piccolo passetto indietro che abbiamo visto dover fare in questo momento, però è un terreno anche quello molto molto importante da esplorare. Oggi le soluzioni sicuramente possono essere quelle delle schede embedded, prima si citava Nvidia, che sicuramente ha delle schede estremamente performanti, ricordiamo che comunque è un attore statunitense. Detto questo, l'intelligenza artificiale in ambiente marino, opportunità e sfide. Effettivamente è così. Nel dominio marittimo noi abbiamo una, e qui adesso ritorno al discorso proprio dei dati sonar, abbiamo una quantità di dati estremamente eterogenea. La possiamo collezionare da varie sorgenti. Ora queste sorgenti possono essere, come dicevo prima, delle banche dati open source, possiamo fare delle attività noi andando in porto magari con degli idrofoni a iniziare a fare registrazione di dati e quindi aumentare la nostra capacità di raccolta di queste informazioni, ma ce ne possono essere anche di altra tipologia, di altra natura. La difficoltà qual è? E qui
da un altro punto di vista mi riallaccio a quello che si diceva della standardizzazione. Anche qui c'è un problema, che è quello di riportare a fattor comune tutte quante queste diversità di informazioni e diversità di dati. E quindi l'importanza dei dati nella tecnologia del contesto della difesa nella parte underwater. In realtà il conflitto in Ucraina qui è citato perché in effetti ci sta riportando a quelle che sono delle analisi sulle infrastrutture critiche, in particolar modo in questo panel affrontiamo le infrastrutture critiche nell'ambiente underwater, ma sicuramente è un tema quello di dover trovare delle soluzioni per proteggere queste nostre infrastrutture, come si è detto in più riprese anche questa mattina. Nella parte dei sistemi underwater e quindi nella parte dell'intelligenza artificiale che sottende delle tecniche di identificazione di quello che è la situation awareness del dominio underwater, e questo diventa particolarmente evidente. Dominio underwater che è una sfida complessa perché è un mondo rumoroso. Ora, per chi deve analizzare dei segnali sonar, che sono dei ritorni acustici, in un dominio complesso come quello underwater, di rumore ce n'è tanto. Riuscire ad andare a capire effettivamente che cosa stiamo sentendo è una sfida non banale, soprattutto perché poi la propagazione delle onde sonore non avviene in modo lineare come avviene sopra la superficie, queste possono prendere delle derivazioni differenti. Ora noi nel nostro progetto stiamo affrontando anche una possibile soluzione di direction of arrival del segnale, anche questa basata su intelligenza artificiale. Quindi l'idea a tendere qual è avere un estrattore sonar che sia un estrattore full AI, che quindi dia la possibilità di avere identificazione, classificazione con intelligenza artificiale, ma anche la direction of arrival, cosa che oggi viene fatta con tecniche tipicamente di beamforming. E l'importanza del fattore tempo. Qui è chiaro a tutti quanti come riuscire ad avere un'informazione in un tempo rapido sia molto molto critico per chi deve prendere una decisione. La frase quella nell'ultimo capoverso, dove ci dice: pur avendo hardware e sensori necessari, la vera sfida è trasformare i dati grezzi in informazioni operative. In buona sostanza non servono più dati ma un'elaborazione intelligente. Oggi abbiamo affrontato diversi temi, ho sentito giustamente l'importanza di ampliare la sensoristica. Nel dominio underwater non abbiamo la sensoristica che abbiamo sopra la superficie, è diversa, non significa che sia di meno, è differente, ci dobbiamo adattare a quello che è lo scenario che abbiamo. Però questa mole di dati in qualche misura deve essere processata e resa fruibile a chi poi questa informazione la dovrà maneggiare, e non mi riferisco solo ai sistemi di human machine interface, quindi in che modo presento l'informazione, ma proprio andare a capire qual è l'informazione che effettivamente è utile per poter poi essere successivamente presentata. E quindi l'intelligenza artificiale è un'opportunità per il mondo subacqueo. Chiudo con questa è l'ultima slide, mi ero ripromesso di essere sufficientemente veloce perché come ultimo oratore ho il vantaggio di raccogliere un po' le informazioni di tutti, ma anche lo svantaggio di non dovervi eccessivamente tediare. Però il messaggio che vi voglio lasciare nella mia presentazione in effetti è uno, quello che ho cercato di ripetere dall'inizio e che vi ho sottolineato con la slide di prima. L'intelligenza artificiale è una tecnologia abilitante, è uno strumento che deve servire per rendere la quantità di dati, la quantità di informazioni che oggi riceviamo da molte sorgenti, utile e fruibile al decisore, all'operatore. E in questo senso l'intelligenza artificiale è veramente un'opportunità per il mondo subacqueo. Vi ringrazio. Grazie mille.
Grazie infinite a tutti i relatori di questo terzo panel.